A 4 mesi dal grande successo della festa del pane e della pasta, siamo qui a trascorrere una serata conviviale con tutte le aziende e gli sponsor. Spesso sono io a andare da loro e a chiedere risorse economiche per realizzare questa bellissima e geniale idea che è quella che abbiamo fatto a Borgata Costiera. Invece io li devo ringraziare per tutte le iniziative la quale loro mi sostengono. Ormai diciamo che la festa del pane e della pasta è una realtà, ma ci sono tanti bellissimi eventi nella nostra città che loro sostengono. Io devo dire grazie, lo dico grazie proprio questa sera che abbiamo ospitati in una bellissima cena qui presso la Tunda RPE, che è uno degli sponsor anche della festa del pane e della pasta. È stata una bellissima esperienza ad oggi e sinceramente parlando non è mia intenzione abbandonarla. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo proseguire nell'interesse di promuovere una borgata che in passato era dedicata dalla politica del passato. Ricordatevi cos'era 9 anni fa Borgata Costiera e guardate adesso, sembra che c'è stato un semplice miracolo, invece no, c'è stato un grande impegno, un grande lavoro con raziocinio, grazie alle tante aziende che ci sostengono, ma grazie a chi ci ha creduto. E devo ringraziare chi mi ha sostenuto in tutti i sensi, chi mi ha coadiuvato, Unione Nazionale Carabinieri, l'Associazione dei Volontari di Armamenti Uniti, tutto lo staff, il professor Deno Di Maria, Liana Ingenito, la professoressa Anna Morello, chi più ne ha più ne metta, tutte persone che si sono abbracciati nell'interesse veramente di regalare un sogno alle periferie di Mazza del Vallo. Noi ci abbiamo creduto e ci siamo riusciti. Naturalmente questo per noi non sarà un punto di arrivo, sarà semplicemente un punto di partenza, con l'obiettivo quello di fare grandi cose per la nostra città. La festa del pane e della pasta è un evento importante, come il Brusilento è un evento importante, ma ne faremo tanti altri. Ci stiamo lavorando anche col mio gruppo della Forza dei Fatti, stiamo lavorando con l'obiettivo di promuovere la città anche attraverso gli eventi, perché il turismo si fa organizzando anche delle manifestazioni estive e non. Mazara geograficamente è una città predisposta a ricevere un turismo e noi ci dobbiamo lavorare, dobbiamo fare ancora tanto, con l'obiettivo è quello sicuramente di lavorarci, impegnarci, ma soprattutto della fattiva collaborazione. Questa sera, come avete visto, è la città che mi collabora, questa è la città che mi piace e questa è la città che voglio. Ringrazio voi di TeleBS che ogni anno documentate quanto è importante questa bellissima realtà. Viva Mazara e viva Mazzarese. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Jesus was. When Jesus was. Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Yeah. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, Jesus washed. La festa del pane, come vedete, ancora continua, ancora sotto Natale si parla di festa del pane. Stasera siamo qui ospiti della Tenuta RPE, uno degli sponsor principali della stessa festa, che ci ha accolti tutti gli operatori, tutti gli organizzatori, tutti gli sponsor della festa del pane come ringraziamento, augurandovi un sereno Natale e inizio del nuovo anno che sia migliore. Noi già siamo al lavoro per la prossima edizione della festa del pane 2019, sperando di migliorare un po' l'evento, tutto quello che abbiamo fatto. Questo è il quarto anno consecutivo che facciamo lo sponsor come ditta Iacono Servizi. Credo che sia una cosa importante per la città di Mazara del Vallo, dato che ha avuto tanto interesse da parte delle persone a poter fare questa manifestazione, la festa del pane e della pasta quest'anno si è aggiunta. Credo che come aziende dare un aiuto è importante per la città, perché si cresce anche attraverso queste cose. Come ditta abbiamo anche donato dei regali per i bambini più bisognosi che il giorno 19 verranno consegnate a tutti questi bambini, che anche a loro spetta festeggiare il Natale. E cercheremo di continuare, di andare avanti, e il prossimo anno cercheremo anche di dare un aiuto a poter realizzare la festa del pane e della pasta come abbiamo fatto negli anni precedenti.
Buonasera, io rappresento la Master Costruzioni di Lo Piccolo Giuseppe, è stata la nostra prima esperienza qua a partecipare alla festa del pane e della pasta, grazie a Ciccio Foggia, è stato un grandissimo successo quest'anno, sono orgoglioso di aver partecipato e speriamo che l'anno prossimo potremo essere pure presenti per le prossime eventi. Io ringrazio Ciccio Foggia che mi ha coinvolto in questa manifestazione alla festa del pane, che una manifestazione adesso importante, molto importante, una manifestazione che dà lustro alle aziende. Io sono la Mister Pulito, ringrazio Francesco di avermi coinvolto, come ripeto di nuovo, in questa manifestazione che è importante e che ha dato lustro alla mia azienda e ad altre aziende. Spero che continui in questo suo percorso e ci porti avanti questa manifestazione che è importante e che diventi ancora più importante di quella che è. Grazie a Ciccio Foggia. Pasticcio Gallo è da diversi anni che collabora con Ciccio Foggia nella manifestazione della festa del pane. Grazie anche a un nostro suggerimento, colto subito da Ciccio Foggia, è diventata festa del pane e della pasta. E quindi abbiamo visto in questi anni la manifestazione crescere di anno in anno e speriamo di vederla crescere anche nei prossimi anni, perché rappresenta le aziende sia del pane e della pasta del nostro territorio e quindi una crescita di una manifestazione e anche una crescita delle aziende del territorio. Ringrazio naturalmente Francesco Foggia per questa serata e la Macelleria Bianco, come ogni anno partecipa a questo evento, che sarà orgoglioso e spero di continuare vicino a Francesco, perché diciamo c'è un ragazzo che merita e quindi io non so come dire, ringraziarlo, e sarò vicino per tutto, diciamo, il periodo che lui sarà vicino anche a noi come attività. Buonasera, un grazie al consigliere Francesco Foggia che fa parte sempre di questa manifestazione grandissima, festa del pane e della pasta costiera. A noi come sponsor ufficiale, come punto fiori di Mazara del Vallo, ci abbiamo organizzato tutto il palco con i fiori, tutto il dopo floreale, lo ringraziamo tantissimo di averci scelto e niente, ci fa un piacere sempre essere con lui, sempre grande Ciccio. Qua abbiamo noi signor Ignazio Marino, che è il mio collaboratore, capito? Un grazie sempre a Ciccio, grazie a Borgata Costiera, grandissimi. Ringrazio Francesco Foggia che mi ha invitato in questa serata, in questa bellissima serata. È un'iniziativa che io mi è sempre piaciuta perché rispecchia quello che Francesco Foggia ha sempre fatto. Eccoci qui anche questa sera a onorare l'operato di Ciccio Foggia. Che dire, per noi è sempre un piacere dare forza e sostegno al suo operato e alle sue edizioni e tutto ciò che riesce a creare. Fantastica serata, una bellissima location tenuta a Repiè. Questa sera appunto ci siamo riuniti tutti qui, le attività commerciali che hanno partecipato alla manifestazione della festa del pane e della pasta. Quest'anno è stata la quarta edizione ed è andata veramente alla grande, è un'edizione strepitosa, sempre più numerosi le persone che sono venute a vedere la località Borgata Costiera, proprio riscoprendo quello che sono le periferie della nostra città, perché noi teniamo appunto insieme a Francesco Foggia, il quale giustamente è molto attento a rivalutare le periferie e le zone appunto lasciate comunque emarginate. Ecco, che dire, un applauso veramente a Francesco Foggia, al suo impegno che comunque dimostra ogni giorno sempre di più e comunque al suo meritato successo. Siamo qui questa sera per ringraziare Francesco Foggia, il nostro consigliere che mette sempre tanto impegno e vogliamo sempre che la festa del pane deve continuare. È stata e sarà sempre una bellissima realtà. Viva Francesco Foggia, forza Borgata Costiera.
happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Jesus was. When Jesus was. Jesus was. When Jesus was, when my Jesus was, he washed my sins away. Oh, happy day. Yeah. Oh, happy day. Mi trovo qui invitata in questa splendida festa che Francesco Foggia ha praticamente ideato ed organizzato anche per ringraziare tutti coloro i quali si sono prodigati e si sono resi disponibili per realizzare la festa del pane e della pasta, che ha sicuramente dato alla città di Mazara, ma anche alla borgata costiera, un'impronta di visibilità, di cultura, di amicizia. Anche questa è una serata all'insegna dell'amicizia, oltre che dell'aggregazione. Si aggregano persone che contribuiscono a rendere prestigiosa la nostra città e a darle quel carattere, quel profilo, quella fisionomia che sicuramente la rende aperta e disponibile alle presenze dei cittadini mazzaresi, ma anche di altre persone. E questa festa vuole essere un ringraziamento, ma vuole essere anche un continuum per altre manifestazioni che ci saranno e che continueranno sicuramente a dare prestigio e, come dire, vigore alla città di Mazara. Sono Matteo Pellegrino, rappresento l'associazione L'Aquilone e il Melograno. E siamo qui questa sera grazie all'evento organizzato da queste fantastiche signore con l'ausilio di Francesco Foggia per i giochi senza barriere. Sono stati fatti sabato scorso a Piazza Mocarta. L'iniziativa è in ogni caso lodevole perché si tratta di inclusione e di aggregazione. L'idea di questo gruppo è quello di vedere il disabile in quanto persona, per cui non come un elemento debole della società, ma bensì una risorsa. Mazara la settimana scorsa è stata capitale di inclusione e integrazione e abbiamo a riscontro di questo i volti sorridenti e felici dei ragazzi, ma non solo disabili, ma anche normodotati, perché il disabile è una persona e va trattata in quanto tale. Grazie. Siamo qua questa sera in tenuta Repier e ringraziamo Francesco Foggia per averci invitato e per aver ricordato in questa occasione la festa del pane e della pasta. Buonasera a tutti e voglio cogliere l'occasione per poter ringraziare il consigliere Ciccio Foggia di averci dato la possibilità di partecipare a questo evento con la nostra azienda. E poi mi accorgo che questa è stata una grande manifestazione che di anno in anno si sviluppa e che cresce sempre di più. Mi trovo spesso fuori zona, fuori della nostra città, e vedo che questo evento è conosciuto un po' da tutte le parti. Perciò voglio dire un grazie e poter sfruttare ogni anno la possibilità di poter essere presente con la nostra azienda, con il nostro sacrificio, a partecipare quel piccolo che possiamo a questo grandissimo evento. Grazie di nuovo a tutti. Anch'io colgo l'occasione di questa bellissima serata di fare gli auguri a tutti di un buon Natale e un felice anno nuovo.
La festa del pane e della pasta 2018 questa sera si trova in questa bellissima location, la tenuta Repier. Un grazie particolare a tutti gli sponsor che hanno contribuito anche alla realizzazione di tutto ciò. Doveroso ringraziare il consigliere comunale Francesco Foggia. Ogni anno la festa del pane e della pasta cresce sempre di più. Quest'anno ci sono stati più di 40.000 visitatori nelle 3 giornate estive. Io ringrazio personalmente il consigliere Francesco Foggia perché mi coinvolge sempre in questa manifestazione, è il secondo anno che lo presento. Vi auguro un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti, grazie. We're talking about a happy day. Hey. We're talking about a happy day. We're talking about a happy day. Oh, happy. Yeah, happy. We're talking about a happy day. Wow, a happy day. Bring it down now. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. We're talking about a happy day. Wow. Yeah. Just one more time I'll say a happy day. Oh, we're talking about a happy day.